libertà, oltre la verità, correndo forte verso l'infinito, e vago per la via di questa oscurità, lottando per il mondo che non finirà. Anche se tu, ragazzo, che non hai ancora visto questo mondo, scegliamo poi così di vivere la vita in cerca della libertà. Lasciamo che sia il potere dentro noi a farci aprire le nostre ali. La nostra forza immensa niente al mondo ci spaventa. Scolpisci il tuo coraggio nel profondo fino a quando potrai. Seguiamo quella scia con quell'immensità, dove il nostro potere che ci guida, il cuore troverà ancora quel coraggio per guardare quello che c'è dentro noi. Cercando quella via dentro l'oscurità, si apre quella luce che rischiarerà. Con te che sei con me, paura mai avrò, le nostre ali aperte sull'immensità. Quando ho affrontato Caotico 6-Mei della signorina Matsuri, ho coniato il mio annuncio di evocazione. D'ora in poi, quando evocherò Lord Dragon, dirò: mostrati, eroe vermiglio, io ti evoco! Chiamiamolo tutti insieme! Mostrati, eroe vermiglio, io ti evoco! Largo alle sfide! Inizia il campionato alle 9:30, per cui c'è da aspettare almeno un'ora. Ma non è possibile, manca ancora così tanto. Ehi, Hajime! Oh! Ehi! Kataru! Ehi, ciao! Ehi, ciao! Presidente! Noi siamo venuti presto, alle 6 siamo stati i primi ad arrivare qui. Che cosa, alle 6? Come si dice, chi dorme non piglia pesci. La grande sfida è già cominciata, dovresti saperlo, ragazzo mio. Ognuna delle persone che sono qui potrebbe essere un avversario, giusto? Un avversario? Già, è vero, hai ragione. A proposito, guarda il mio mazzo di carte! Wow, e sopra c'è perfino il tuo nome, bello! Ti sei iscritto anche tu al campionato. Te l'avevo già detto che sono piuttosto forte, non è vero? Se ci incontreremo sul terreno di gioco ti farò piangere, Hajime. Ah, allora sei forte! Dimmi, qual è il colore che hai scelto? Fatta fretta, aspetta e lo saprai. Non credete che fareste meglio a mettervi in fila, voi due? Non ce n'è bisogno. A che scopo mettersi in fila? Tanto siete già iscritti, potete entrare a qualunque ora. Come i dirigenti che vanno in ufficio tardi. Oh, ma guarda, partecipa anche Kimari. Certo, è naturale. Ho la grande responsabilità di conquistare il mondo attraverso i miei duelli. D'ora in avanti tutti quanti osserveranno con profonda attenzione ogni mossa che farò. E io ne sono perfettamente consapevole. La conquista del mondo avverrà grazie a Battle. Ehi, voi due, mi volete ascoltare? Buongiorno a tutti voi, duellanti di carte. Per favore, vi prego di esibire qui il vostro modulo di iscrizione. Oh, ma quella è Mika! Buongiorno, signorina, ecco il mio modulo. Dunque, Kimari Tatsumi e Hajime Inobori, la vostra registrazione è stata accettata. Per favore, dirigetevi al tavolo a seconda del vostro numero di registrazione. Prego, accomodatevi. All'interno c'è anche un angolo per gli acquisti. Coraggio, il terreno di gioco è da questa parte! Osservare tutti gli spirit! Che emozione! Ciro! Ciao! Hajime! Come procedono i tuoi bozzetti sugli spirit? Beh, ci sto lavorando. Chissà, forse anche tu un giorno potresti esporre uno spirit disegnato da te. E in futuro potrebbe addirittura diventare uno spirit chiave campione. Oh! Prova! D'ora in avanti gli spirit si chiamano eroi! Kobushi! Che c'è? Hai l'aria un po' troppo titubante? Ridotto in questo stato non potrei di certo competere con il mio evoluto mazzo di carte verdi.
Molto divertente. Vuoi per caso sostenere la prima sfida contro di me? Le sfide vengono decise al tavolo, l'hanno detto all'accettazione. Stando così le cose, un duello con Tegamaru non è altro che un miraggio per te. A proposito, dov'è Tegamaru? Seduto là, da quella parte. Oh, Tegamaru! Ma che cos'ha? Si sta concentrando per affrontare le sfide di oggi. Ma sì, certo, ho capito! È perché qui dentro sono tutti potenziali avversari! Bene, ragazzi, ci rivedremo sul terreno di gioco! Ehi, senti un po'. Quello che hai detto prima a proposito dello Spirit sarebbe un sogno che si realizza. Che cosa aveva da gridare, bendato? La sua voce si sente fino a qui. È che ha un tono piuttosto alto. E si può sapere tu che cosa gli hai detto, Chihiro? Che sarebbe il mio sogno che si realizza. Complimenti, ottima risposta. Tata! Eccomi, sono arrivato! Cerca di frenare la tua irruenza. Scusami, Tegamaru. Noi tre dobbiamo assolutamente diventare i migliori di tutto il paese. Ricevuto! Ehi, io sono qui, Hajime! Ah, oh, Kota! Guarda il mio album! Hai una collezione enorme! Sai, ho appena fatto uno scambio. Ho preso Pentad, lo desideravo da tanto. Mitico! Ma quella è Sig Pentad Nova! Già, l'ho ottenuto in cambio di 100 doppioni di Segugia Implacabile, forte, eh? L'avevi cercato tanto a lungo, sono molto contento per te, Kota. Infatti, direi che per oggi mi posso ritenere soddisfatto. Aspetta, aspetta! Ma come, non rimani a guardare le mie sfide? Ma sì, certo, è naturale. Mi raccomando, devi vincere il campionato ad ogni costo. Va bene, adesso basta. Mika! Forza, stiamo per cominciare. I concorrenti possono recarsi ai tavoli. Gli spettatori possono accomodarsi ai propri posti. Coraggio! Oh! Duellanti di carte! Oh! Fate udire la vostra voce! Evocate il carisma della galassia! Taxi? No! Galaxy! Allora, duellanti di carte, volete diventare degli eroi? Sì! Lo voglio! E lo diventerò! Che peccato, quanto mi dispiace per loro. Bene, finalmente il grande giorno è arrivato! Diamo inizio al campionato di Battle Spirits Heroes! Per giungere al campionato mondiale, partiremo dalla zona rossa del Giappone alle mie spalle! Oggi si sono radunati in questo luogo ben 5.000 partecipanti! Ma da questa lotta serrata, solo tre di voi usciranno vincitori e parteciperanno al campionato nazionale! E tra questi tre, soltanto colui che riuscirà a superare il campionato nazionale e in seguito il campionato mondiale avrà l'onore di sfidare il giocatore più forte e ancora imbattuto! Ecco a voi il campione del mondo! Brucia, Drago Rosso! Ardente e feroce! Mostrati in tutta la tua maestosità! Carta eroica extra rara! Oh! Evoco Sig Yamato Print, eroe dragone! Fantastico! Avrà subito l'influenza di Anthony. E qui! È con noi il campione del mondo, Arata Yakushiji! Abbagliante come il suo Sig Yamato Frid, eroe dragone! Che ingresso spettacolare! Chi di voi è in grado di sconfiggermi? Che gradevole sensazione! Ti ringrazio molto per aver accettato di venire qui, campione! È un piacere, Galaxy! Che emozione! Che stanno facendo quei due? E adesso tutti voi, duellanti di carte, ascoltatemi con molta attenzione! L'era dei campioni è tramontata ormai. Da questo momento in avanti attenderemo con trepidazione l'entrata in scena dei valorosi eroi di Battle Spirits. Dovrete affrontarmi con tutte le vostre forze. Solo così mi sconfiggerete. E insieme aspetteremo che nasca l'eroe protagonista di questa nuova era! Dovete sapere che da oggi il campione e io viaggeremo per il mondo e ci recheremo in tutte le diverse zone delle eliminatorie. Sfidanti della zona rossa, mostrateci entusiasmo per il nostro viaggio con infuocate sfide! Diamo inizio al Gunslinger! Il Gunslinger è una sfida a tavolino. I 24 giocatori che rimarranno, dopo aver vinto 8 sfide consecutive,
passeranno alla fase successiva, sul vero terreno di gioco desiderato da tutti. Coloro che perderanno anche una sola volta usciranno di scena. Duellanti, vi è chiaro il regolamento? Sì! Bene, allora tutti insieme diamo il via alle sfide, naturalmente con il nostro campione del mondo. Forza, Marco, apriti! Energia! Sì, finalmente, si comincia! Sul terreno di gioco. Il mio sogno di bambino di vedere gli spiriti è diventato il sogno di tutti. Che grande emozione! Forza! L'angolo degli acquisti è da questa parte. Per la torre di Battle Spirits, l'altra fila. Coraggio! Su, avanti il prossimo. Ehi, ciao, Mika. No, non adesso, ho troppo da fare. Secondo me tu dai davvero troppa importanza agli affari. Io invece ho l'impressione che tu oggi sia di ottimo umore. Ebbene sì, questo significa che mi hai notato, non lo puoi negare. Io ti conosco troppo bene, Mika. Hai dimenticato cosa è successo tanto tempo fa? Wow, tu sei a Frota! Oh, ma guarda chi c'è! Chi saresti tu? Io sono Hajimei Nobori. E questo è il mio Lord Dragon! Ah, certo, sei tu. E così hai scelto Lord Dragon come tuo spirit chiave. Mm-hmm. Ho vinto 8 sfide consecutive, quindi sono passato alla fase successiva. Ah, allora ce l'hai fatta. Chissà, forse sarà stato Lord Dragon Eroe Dragone ad averti guidato. Tuttavia, il fatto di aver trovato la carta del tuo destino non è sufficiente. Devi comporre un mazzo di carte che sviluppi al massimo le potenzialità del tuo spirit chiave. Un mazzo di carte non è mai perfetto, piuttosto si evolve all'infinito proprio come fa l'universo. Oh! Che dici? Forse ho esagerato un tantino? Beh, sì, un tantino. Anch'io la penso esattamente così. Osservami bene, Afrota, perché io sarò uno dei vincitori. Che succede? Kataru! Che cos'ha? Ho perso. Perché? Quante sfide hai vinto? Zero. Non è riuscito a vincerne nemmeno una. Si è sciolto! Bene, il Gunslinger è terminato in un battibaleno! Dopo una lotta serrata, il numero di coloro che hanno vinto ininterrottamente è completo! Bene, ascoltiamo le impressioni del campione! Arata! Ti sta chiamando! Campione! Tocca a me! Cosa succede? C'è qualcosa che non va? No, è solo che sono rimasto molto colpito dal loro entusiasmo. Ma guarda che scena patetica! Campione, procediamo immediatamente alla scelta dei rappresentanti. Chiunque vinca non sarà una sorpresa, perché lo avrà meritato di certo. Detto questo, il torneo prevede ora sfide su un terreno di gioco reale. Iniziamo col primo turno. Ecco i risultati della selezione casuale. Dal secondo turno, gli avversari dei duellanti che avranno vinto verranno mescolati e scelti a caso. È un torneo emozionante, nel quale non si sa mai chi si affronterà. E adesso direi che siamo pronti a dare il via alla prima sfida. Duellanti, prego, salite sul palco. Ah, ma guarda, avete tutti e due un'aria piuttosto spavalda. Bene, possiamo cominciare. Tutti insieme, Marco, apriti! Energia! Di un po', che cosa provi nei confronti dei tuoi spirit? Eh? Certo che Tegamaru fa sempre queste domande così strane. I duellanti di carte sferrano gli attacchi sfoderando fieri i loro spirit chiave sul terreno di gioco. Tegamaru, Hajime, Kimari, Chihiro e Manabu riescono ad arrivare al secondo turno senza difficoltà. Anche gli altri duellanti arrivano alla fine, uno dopo l'altro. Siamo giunti all'incontro finale del primo turno. È la volta di Kobushi Nijiri, della squadra di Tegamaru. L'avversario di Kobushi è un duellante che viene chiamato Hide Eruzione Esplosiva. Prima ancora di iniziare, lascia che ti dica una cosa. Il tuo mazzo di carte brucerà completamente e sarò io a incendiarlo. Tegamaru, presto ti raggiungerò al secondo turno. Kobushi mi ha detto che per l'occasione ha migliorato il suo mazzo di carte. Hide sta conducendo la sfida. Con il suo mazzo misto di carte rosse e bianche e con Sigapollo Drago come spirit chiave, attacca Kobushi senza tregua.
Entrambi sono arrivati al quarto turno, con tre vite a disposizione. Ora il turno passa a Kobushi. Fase principale! Evoco il mio spirit preferito! Grammegay! Mostrati a me, mio fedele amico! Come effetto dell'evocazione, devi scartare una delle tue carte! Eh? Avanti, scegline una! Purtroppo non ho scelta! Sono costretto a scartare questa! E adesso attivo il Burst! Ancora una volta il Burst! Prego, a te la mossa! Ha attivato un altro Burst! Sarà di nuovo Grammegay? Non credo. Penso che stavolta cambierà. Fase di acquisizione! Fase di recupero! Fase principale! Elevo Apollo Drago Ascendente Supremo Drago Solare a livello 2! Fase d'attacco! Apollo Drago Ascendente Supremo Drago Solare, vai! E ora azione lampo! Utilizzo la magia Fiamme del Sagittario! Elimino gli spirit con un totale di 5.000 punti in battaglia! Oh no, Grammegay! Mega Mosca! Esattamente 5.000! L'incendio è divampato! Spaventoso! Li ha ridotti in cenere! E adesso, Apollo Drago, occupatene tu! È il momento di fare sul serio! Illuso! Sarò io invece a fare sul serio! Ecco, arriva il Burst! Nell'istante esatto in cui uno dei miei spiriti viene eliminato, si attiva il Burst! Sono pronto! Attivo l'effetto Burst di Gorku su Chiwaka, eroe del vento! Vengono impegnati due degli spiriti dell'avversario! Adesso possiedo un totale di ben 8 nuclei! E con 8 un numero maggiore di nuclei, posso evocare... Fatti largo nella tempesta! Rombo dell'uragano! Mostrati Spirit Hero, carta extra rara! Corpus Ushiwaka era nel vento! Ti evoco fiero a livello 2! Che cosa? Grande! Una carta eroica verde extra rara! Che bella! È una carta affascinante! Con la carta eroica verde extra rara Dorcus Ushiwaka, eroe del vento, quando l'avversario elimina uno spirit, viene attivato l'effetto Burst. Con tale effetto, due spirit avversari perdono energia. Inoltre, se in quel momento, nel proprio terreno di gioco, nella riserva o negli scarti, vi sono in totale 8 o più nuclei, si può evocare lo spirit senza pagare alcun costo. Ushiwaka, avanti, blocca! Oh! Si è preso la rivincita! Oh! Oh no! Ditemi che questo è tutto uno scherzo! E adesso quale spirit mi difenderà nel prossimo turno? Allora qual è la tua prossima mossa? Non mi resta che lasciarla a te! Ma che tipo! Ora Kobushi sembra ancora più grande! Fase di acquisizione! Fase di recupero! Salto la fase principale! Proseguo con la fase d'attacco! Dorku Sushiwaka! Attacca! Ne rispondo con la vita! Ah! E di seguito attivo l'effetto di Dorku Sushiwaka, eroe del vento! Che in questo modo può tornare nelle mie mani, mentre Scarabeo Corazza acquista 3.000 punti in battaglia! Torna nelle tue mani! E adesso attacco con Scarabeo Corazza! Azione lampo! Rapido come una saetta evoco Dorco su Chiwaka, eroe del vento! Può utilizzare l'effetto velocità! Ne rispondo con la vita! Osserva, con questa mossa il duello finirà! Sono pronto! Attacco di nuovo con Dorcus Ushiwaka! E rispondo con la vita! Ah! Ah! Vittoria! Anche
questa sfida è terminata! A passare al secondo turno è quindi Kobushi Nijiri! Forza! Fate un applauso a coloro che hanno dato vita a un duello emozionante! Devo ammettere che Kobushi ha usato l'effetto Burst in modo perfetto! Così siete passati tutti al secondo turno! Solo io ho perso! Ma che sia riuscita a passare perfino mia sorella! Ah! Questa sì che è una sorpresa per Tegamaru! Non è vero? Io sono la maggiore, mi devi portare rispetto, è chiaro? Ottimo lavoro! Grazie! Dorko Tsuchiwaka è il più grande! Devo ringraziare lui per la mia vittoria! Certo che a differenza tua è uno spirit chiave molto elegante! I duellanti dell'area rossa sono molto forti! Ogni duellante che ho visto in azione è adatto a continuare! Piacerebbe molto anche a me sfidarli! Ascoltate, questo non è certo il momento di adagiarsi sulle vittorie. È giunta l'ora di rimescolare le carte per il secondo turno. Scopriamo i protagonisti delle prossime sfide. Wow, Kobushi! Ah, non mi dire. Sarà la tua rivincita. Bendato! Preparati, con il mio vento riuscirò a spegnere le tue fiamme! E io accetto la tua sfida! Dorko Tsuchiwaka, eroe del vento. Quando l'avversario elimina uno spirit, viene attivato l'effetto Burst e due spirit avversari perdono energia. E se si verificano le giuste condizioni, può anche essere evocato. Finalmente! Stavo aspettando questo momento! Io, Kobushi Nijiri, sfiderò te, Hajimei no Mori! Non posso perdere! Nel prossimo episodio, Kobushi alla riscossa! Con Battle Spirits, sei un eroe anche tu!